Basterà qualche domenica ecologica per diminuire i livelli della CO2 in centro? Sentiamo che cosa ne pensano i rodigini, visto che a breve ce ne sarà una. Io credo che le domeniche ecologiche siano un bene se fatte con criterio, anche perché se si constata il livello di inquinamento bisogna farle queste domeniche ecologiche, anche per spingere la gente, invogliare la gente a lasciare la macchina a casa, prendere i mezzi pubblici e godersi la città in centro, ovviamente dettato anche dalle giornate se sono belle, insomma. Allora, è utile sì e no, perché dopo comunque quello che vedo è che tanta gente gira lo stesso e gira e gira e gira per cercare parcheggio, per riuscire ad arrivare in centro, specialmente quelli che vengono da fuori. Quindi utile e non utile dal mio punto di vista. Sì, tutto sommato credo che sia una buona idea, il corso tutto sommato è anche un tratto di strada che così potrebbe anche essere impiegato per eventi, per situazioni, come dire, che lo includano in una parte più viva della città, che può essere appunto quella delle piazze, e chiaramente, insomma, dal punto di vista ecologico credo che sia una buona soluzione. È utile, però non ci sono alcuni momenti alcune domeniche che non sarebbe proprio il caso di inserire queste giornate, perché adesso finché le giornate sono belle, sono buone, la gente viene anche in centro, chiudendo il corso, chiudendo la zona del centro storico, impedisce anche l'arrivo di turisti, bisogna parcheggiare fuori, ci sono persone che non riescono ad entrare in città agevolmente, possono passare solo chi ha i permessi per disabili, per cui anche le attività ne risentono di queste domeniche, insomma, ecologiche. Sono un bene, perché voglio dire, alla fine meno macchine transitano, meno gas di scarico ci sono, però ci sono pro e contro.